Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon. Oggi vi voglio mostrare un nuovo progetto, come realizzare una lampada per la nostra stanza utilizzando un po' di cianfrusaglie che abbiamo raccolto negli anni. Allora io utilizzerò questi tre deviatori doppi, un po' di cavo, una barra filettata per lampadari, uno spinotto femmina, un alimentatore da 12 che ha lo spinotto maschio che corrisponde, poi una spatetta di plastica, una sfera di quella dei distributori così, e poi una piccola barra LED RGB che ho recuperato dopo aver modificato la pandarella di un mio amico. Ok, come prima cosa avviciniamo le due estremità della sferetta e vediamo dove dobbiamo andare a tagliare la barra LED, ipotizzando che questa parte vada all'interno nel morsetto, con un po' di margine. Ok, presta poco, volevo tagliare proprio in questo punto, sul taglio diciamo indicato dalla barra LED, così andrò a coprire quasi tutta la circonferenza della sfera. E poi magari questo frammento lo utilizzerò per un altro progetto. Avevo già preventivamente preso la misura per fare il taglio sulle due semisfere e far passare la barra LED all'interno. Poi farò un foro con la punta del trapano e monterò la barra filettata sotto la sfera, però non la voglio mettere perpendicolare, la faremo con un'inclinazione diversa. Poi avviteremo tutto sulla basetta, faremo gli opportuni collegamenti. Ogni interruttore deviatore di questi attiverà rosso, verde e blu, e poi con le combinazioni rosso e verde, verde e blu, blu e rosso avremo altri effetti cromatici. Cominciamo come prima cosa a fare l'incisione sulla sferetta per innestare la barra LED. Poi allungherò i fili della barra LED rimuovendo il coprimorsetti e collegando i fili. Poi faremo il foro e monteremo la barra filettata. Ci aggiorniamo. Allora ho innestato la barra filettata nella sfera, ho fatto l'intacco per far passare la barra LED, ho preferito non tagliarla, quindi la parte in eccedenza sta all'interno della sferetta. Ho fatto fare un giro completo, questo per essere l'effetto, una basetta con l'interruttore generale, poi i tre deviatori doppi faranno illuminare rispettivamente il rosso, il verde e il blu, più le varie combinazioni. Adesso prendo la bomboletta spray e dipingo di nero tutta quanta questa sferetta, perché non voglio che si vedano i collegamenti all'interno, e ci riaggiorniamo. Intanto che la vernice si asciuga sulle due calotte, preparerò la basetta. Allora, l'interruttore generale è già montato, devo innestare nella parte posteriore il jack femmina, che coglierà il jacchetto maschio dell'alimentazione, quindi praticherò un foro e incastrerò il jack. Poi nella parte bassa, al di sotto dell'interruttore, metterò i comandi per i vari colori, quindi nella parte qui faccio tre fori e ci innesto i tre deviatori che li userò come interruttore. Ok, facciamo una prova. Interruttore generale, verde, rosso, blu, quindi verde e rosso col blu, poi primo e secondo, secondo e terzo, terzo e primo. Funzionano tutti, possiamo spegnere il generale e riaccenderlo. Ok, anche se RGB dovrei mettere rosso, verde, blu, ma non tengo proprio voglia di sistemare i fili, forse lo farò in sede di montaggio. Ok, adesso andiamo a vedere se la vernice si è asciugata e rimontiamo il tutto. Ok, prova finale, accensione, rosso, verde, blu. Ora le combinazioni, rosso e verde, rosso e blu,
verde e blu, e tutti assieme ci chiamo. Anche di sotto funzionano, fatto in modo che i deviatori vanno sia sopra che sotto. Per fortuna hanno al centro la posizione di spento,